Fratelli, figli del deserto, vi sono ormai noti i nobili scopi di questa adunata. I soci di quest'oasi devono affrontare la situazione con decisa fermezza. Scusi. Sempre con fede unanime. Il programma mi ha... Dov'è Dream Dream? Dream Dream, dove sei? Dov'è? Allora, noi abbiamo un programma particolare, abbiamo grandemente innovativo, vi presento Dream Dream che vi spiegherà qual è la prima parte, perché abbiamo deciso di cambiare una cosa fondamentale. Il programma della giornata bravo, è questo. Bravo! Bravissimo! Applauso, applauso! Prima del pranzo, ad inaugurare il pranzo, ci sarà Zac come al solito, che però farà la tromba solista all'interno della nostra nuova band, che sono gli Allegri Negri, di cui... Bravo! Sei un mito! Ecco, tutti coloro che hanno uno strumento musicale fanno parte degli Allegri Negri. E faremo delle cose, e poi naturalmente Zac che finirà con il suo assolo di tromba e darà il via al pranzo effettivo. No, non andare via. Chi di voi ha letto il news che abbiamo mandato? Io! Veramente? Sì. Allora, chi di voi ha letto nel news che abbiamo mandato l'obbligo? Sapete qual era l'obbligo? Sì, lo so. Qual era? Portare idee per ventennale. Chi è che ha portato idee per il ventennale, che sarebbero i propositi di cui parlava Dream Dream? Io no. Io no. Cioè, guarda, gli sono caduti i marroni, è caduto anche lui. Cioè, appena ha sentito e si è reso conto che non sono migliorati, sono tutti pistola come prima, è caduto. Le notizie che vorrà dare no. Medici Tiziani. È l'unico. E poi, tra il secondo e il dolce, il grande spettacolo dei burattini, il teatrino di San Diego. Parteciperanno 4 coppie e la migliore vincerà un ambitissimo premio. È stato costante. E anche voi, cosa state lì a non urlare? Dovete strapparvi i capelli. E chi non ce l'ha? Ci strappiamo i capezzoli. Poi ci sarà il mago che ci presenterà. C'è una scaletta di brani che noi andremo ad interpretarvi. E siamo molto emozionati perché è la prima volta che facciamo un concerto live. Ho scoperto che parla gratis, non smette più, no? Allora chiedo scusa ai nuovi, cioè non vorrei che voi faceste una brutta impressione della... Ecco, attacca piano piano la chitarra, la voce, poi si inseriscono piano piano gli altri. Io inizio io, poi andate. Ok, aspetta un po' meglio. Ragazzi, questa è musica. Come out soon, make my poor heart be warm. Balletto di Otis, prego, ballo, è contrabbasso. Ok, adesso il medley. Guardo gli asini che Yeah.
spia al pranzo. Attenzione. No, 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 bis! Bis! Oh, Allora, lui è un noto trombettiere playboy e inaugura i nostri pranzi, le nostre riunioni, le battaglie con i suoi squilli di tromba. Lui è l'unico al mondo a non azzeccare una nota neanche per sbaglio. Sei pronto? Vai! Oddio! Bravo! Applauso! No, fermi! Bravo! Bene! Allora, dopodiché vorrebbe idee. Fare un filmato del mago nudo che balla nudo appunto, sul tavolo. Sul tavolo, no, cosparso completamente di Nutella. E mettere naturalmente il video su YouTube. Poi glielo diciamo in separata sede. Ce ne fottiamo, dici qualcosa. Ok. Ah, no, no, forse sì, però no per il ventennale, per quest'anno. Parte col brindisi comunque. Puttana in cagnara, eh? Vado avanti? Vado, 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 ok. A settembre c'è la mostra Il disco del vinile. Vorremmo presentare il CD di Piero Montanari là venendo a settembre. Mago! Mago! Mago, c'è Piero Montanari in linea. C'è Piero Montanari che vuole un autografo da te. Ci sono dei Montanari in linea. Cantano lo yoga. Bene, vattene. Allora, c'è qualcun altro che ha dei propositi per il ventennale? Pomezio, vieni, Pomezio. Questo brindisi non lo posso fare, basta. Ho detto zitti. No. Poi mi dà fastidio quando parlo che la gente parli dietro di me. A fianco. Ecco, allora, ho promesso al grande Sicco che per il ventennale faccio un modellino con un'ambientazione di Stanlio Olio. L'ho promesso. Ragazzi, quello che vi sta parlando è uno dei più forse il più grande modellista italiano che esista vivente. Alcuni suoi modelli sono esposti, che diventeranno di grandissimo valore quando lui avrà tirato le cuoie, ovviamente. Allora, lui io gli ho chiesto e lui ha detto sì! Proprio così, è stato così. Mi ha detto se faceva il diorama. Nella tenda noi siamo Legoletto. No, noi siamo le colonne. Lui, Fellini, che ti ha dato le teste ma mai fatto i corpi di Stan Lee, perché lui è uno veloce nelle cose, no? 4 anni fa ti ha dato le teste, mai fatti i corpi, ovviamente. Ho avuto da fare. Sì, è andato di corpo. Che cazzo. Allora. Troia. Mettilo in viva voce. Mettilo in viva voce. No, prova a metterlo vicino al microfono. In viva voce. Dove cazzo è il microfono? Mettili in viva voce. Sono i cammelli che scorreggiano. Cosa lì? Pronto. No, non si sente. Dove sei in questo momento? Algeria. Non so neanche. In questo momento su una delle colline attorno ad Algeri. Parla un po' che traduco. Sta facendo sesso? Voi lo stai facendo sesso? Con i cammelli. Ciao. Oh, era telefonato lui. Ciao. Dovete comprare il CD. Cos'è? Già fatto 3 volte come Giuda! Fanno 4? 4? Se lo prendete l'anno prossimo lo pagate la metà. Dovete prendere il CD perché adesso che viene l'estate, sulla spiaggia, vi verrà molto utile come frisbee. Ah, ok. Dovete comprare il CD. Il CD.
Dovete comprare il CD. Questo. Il CD. Con entusiasmo, ragazzi. Vi ha ringraziato, l'ha sentito benissimo e vi ha ringraziato. Era in mezzo al deserto. Apro per favore, gente, copro per favore. Già senti, Euri. Mi senti, Euri. Copro per favore, gente. Copro, gente, carico pure i sogni. Dai, coglione, dai. Stupido. Mi piove. I puliti mi fanno solo di. I pesci mi sono di creoni perché mi fanno male le braccia e Stanlio muore. Benissimo, benissimo. La seconda coppia e la seconda scena, datemi il copione. Ma lo vede quando ero piccolo. Facchini, uomini di fatica, per Bacchus, sei un viaggiatore in borghese con cappello di divisa. Ho capito, tu sei lì a sfilarsi, piccolo vergognero. Adesso ti spacco resistenza, stupido. Allora, questo terzo testo, scritto dai nostri drammaturghi, che siamo comunque io, Fellini e Enciclopedia. Grazie, noi siamo gli autori di questo testo. Sì. Olio, vieni a vedere. Che c'è, citrullone? Una cosa meravigliosa. Come può essere una cosa meravigliosa, una buccia d'inguria? Non è una buccia d'inguria. E che cos'è? Una buccia d'inguria che trita calimpa. Ma no, scemerello, non vedi che la terra di un serpentello di un vermicello? La parte di Stan, Peppone, la parte di Oliver, avremo niente po' di meno che Mondo. Allora, il copione si intitola Stanlio Olio in un negozio di scarpe. Applauso. Bravi! Olio! Non vediamo olio! Più alto, olio! Olio, mi devo comprare delle scarpe nuove! Le mie ci hanno il buco sotto dalla consumazione! Non ho fame! No, la consumazione dei piodi! I piodi non si consumano, ma si strisciano sullo strascico! Ma lo strascico mi si sbischera e poi il frollocone mi inoltra il babione. Andiamo in pizzeria. E perché? Il dottore mi ha detto che i piodi piatti. Guarda che la commessa è mia buca. Che gran pezzo di ubolda. Sarà democristiano questo pesce? Impossibile. Soldati di terra, di mare e dell'aria. Uomini, donne e fanciulli d'Italia, la dichiarazione d'amore avverrà tra 10 minuti. Me la ti amo! Io ti esca! Allora, soprattutto, oltre che agli 8 che si sono esibiti, un bel applauso, dai! Così. Poi un applauso per lo scenografo, notate la grandezza, notate lo stile ellenico, guardate. Notate la cura, i pilastri, le colonne, i capitelli dorici. Le due marionette sono in vendita, fra l'altro queste che sono state usate da 8 straordinari artisti, ovviamente vengono vendute a prezzo superiore e possono essere autografate dagli artisti. Chi le vuole autografate dagli artisti? Dai che incassiamo qualcosa. Allora, vengono vendute invece che a 25 euro la coppia a 30 euro la coppia, qualcuno ovviamente si offrirà di acquistarle, perché voglio far presente, e non sono insistente, che questo è il debito della tenda. Bravo! 5.739,50 euro. Allora, d'ora in avanti la quota minima è 30 euro, almeno riusciamo a fare niente di più. Prego. Inabolibile l'articolo 17, non verrà mai abolito, fa parte... Però noi le signore le abbiamo qua! Un brindisi per l'articolo 17! E abbiamo già lo stand... Arrivederci! Tornano! Va bene, allora... C'è un sitting di protesta, grazie! Un brindisi! Ma vi voglio
fate un bel applauso, che fra l'altro, come faremo senza le nostre odalische che ci sopportano? Come faremo senza di loro? Vi prometto che discuteremo dell'abolizione o della modifica dell'aggiornamento o di una rivisitazione dell'articolo 17. Ma non ce n'è bisogno, c'è il terzo comma che è a decisione insindicabile degli ufficiali. Accetta le fratelle come soci, te lo ricordi o no il cazzo di terzo comma? Ah va bene, parleremo del terzo comma. Sì, 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 ecco, lui è il camminatore, lei è il posatore, prendi il cartone, vieni qua Sofia. Allora, la coppia funziona così, no, 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 che è? Allora, Sofia, tu metti il cartone davanti ai piedi di... No, bene, tu vai su. Adesso, Sofia, piglia su quello lì, lo metti davanti e così via, veloce. Ecco, ovviamente, chiaramente, chi ha le gambe lunghe è favorito, perché... guardate come brava, piega un po' di là che andiamo addosso ai nuovi che già che sono preoccupati diranno anche sto gioco del piffero. Guarda che sta una mentalità. Attenzione qua, questa è una posizione. Vai, 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 vai. Però avete fatto ridere molto Pippone, infatti io è contentissimo perché come lo avete fatto ridere tutti. Ma il secondo, ditemi la verità, era un po' più professionale. Non voi due non vi guardi. Almeno loro hanno tenuto botta, ma voi due siete stati una cosa ignobile. Io voglio la premiazione per l'ultimo. Seminavate la terra, ma già le galline. Cioè non si capisce. Noi vogliamo la premiazione. Perché miravamo la premiazione dei peggiori, ecco perché. Attenzione, attenzione, vibrazioni. Radiazioni, cascone di ballo a tutti. Ci stiamo riprendendo tutti, ci stiamo rubando l'anima a vicenda. Tu sapevo anche sappiatelo. Questo qua che era che non veniva. Sofia, spara un razzo di soccorso. Stato di morte apparente per due ore. È buono, vai. Che richiamo dei caproni. Oh, il mondo sta andando da Dio, eh! Ragazzi, Don Camillo, guardate che sono in testa loro, e sono in testa di una gamba! Una gamba è meno, si stanno accelerando, no, sta recuperando, sta recuperando! Il mondo sta lì, sentito la salita! Ma sono fermo! Ha perso il cartone! L'ha recuperato! Chi è che si aggrappa a me? Non vi aggrappate! A reggersi, a posto i sostegni! Mette a sinistra! Intente, intente! Il primo premio qua va a Barnaba, un applauso a Barnaba. Allora prima però, allora facciamo prima il premio per il secondo naturalmente, che è il nostro carissimo sindaco che ha vinto una speciale edizione dell'Intertend Journal che adesso vi andremo a far vedere autografata. Allora, commentiamo in diretta. Sì, ci sono scritto un sacco di parolacce intanto, c'è scritto culo, poi beh non lo dico, c'è una vecchia con le tette e un pisello, ma troia c'è scritto, ma troia non quello là che non, poi c'è
Ma non è colpa mia se hanno scritto delle parolacce. Chi le ha scritte? Sei una merda. L'ha no. scritto Al Roach. Prima di morire ha scritto queste cose. Mi sembra. Non sei buono. Vedi? Sai la faccia intelligente? Bravo, di più, di meno, di meno. Bello. E adesso il primo premio. Che è un premio assolutamente importante, prestigioso. Allora, noi abbiamo fatto un premio che comunque è storico. Una rana morta trovata a casa del mago. Anzi, com'è che si chiama adesso? Tatone. Ecco, Tatone. Questo è un rospo, come potete vedere. È un rospo mummificato che abbiamo trovato ieri. È Flint the Frog, direttamente dagli anni 30. Noi l'abbiamo trovato sotto la casa del mago ed è autografato da Stan Laurel e Oliver Hardy. Esatto, è meraviglioso. Ariani, lo guardi, un fattino bianco, bene. Sinceratevi che sia assolutamente reale. Morto e reale. Ecco, questo è il nostro premio. Sì! Vincitore massimo. Non lo buttare mai via. È il momento di dare il premio per il Memoria Pippone. Memoria Pippone quest'anno è stato contraddistinto da una fase finale estremamente combattuta ed sul piano atletico. E fra l'altro devo fare i complimenti a tutti i contendenti perché nessuno ha vomitato sul campo da gioco. Questo dimostra una grande tenuta, o meglio dire trattenuta, soprattutto di succhi gastrici e tutto quanto. Ma soprattutto devo dire è stata la gara che ha messo in luce la grande determinazione, lo spirito di senso dello sport dei nostri atleti. Per l'ennesima volta ci siamo fatti fottere un premio da uno che non c'entra un cazzo con la testa. L'anno scorso sei stato te, che è Rotti Maroni, che sei stato per 11 anni fuori dalla tenda, 12 sei arrivato e dice vengo a fare l'ospite e ci hai fregato il premio. Allora vorrei le due coppie qua per cortesia davanti a tutti perché per meritarsi... Voi con gli applausi fate letteralmente vomitare. Fatevi un grosso applauso! Oh, santa Madonna! Cioè, mica abbiamo parlato di alzare l'aliquota dell'IRP, abbiamo detto fate l'applauso e dico... Allora, ragazzi, i nostri premi, a differenza di quelli preparati... Il rospo morto e la versione incensurata, purtroppo, che... dell'intratengio che tendo a sottolineare non ho firmato io quella firma è contraffatta. Noi invece abbiamo preparato nel solito stile che è diventato sinonimo d'eleganza a livello mondiale da Parigi, New York, Londra, Berlino, una ricerca. I più grandi designer fanno la fila davanti a casa del mago per disegnare i premi del Memoria Pippone. Quest'anno abbiamo rifiutato il contributo dei più grandi designer. Anche Giorgio Armani è quello. Ma abbiamo detto no, va bene? L'abbiamo fatto noi. E ecco, vi chiedo scusa perché purtroppo avevamo preparato un premio per coppia, quindi praticamente due premi, due per ogni coppia. Io so che sarà fonte di grande diatriba, di grande contesa. Vi picchiate poi fuori. Ah, il premio, sia chiaro, chiunque di... Cioè, te o te, lo deve tenere esposto almeno fino al prossimo Memoria attaccato alla parete, perché va appeso, Tu che sei sposato, sono cazzi tuoi se lo tieni tu non sei sposato, quindi fai quello che ti pare. Te, conoscendo tua moglie, auguri, se decidi tu, ancora non state insieme, fai ancora quello che ti pare, per un po'. Giorni di lavoro, è bellissima. Notare che questo è veramente originale di Vibran. Di notte se la mettete in una sua che vibran, se un cazzi vostri, ecco. Allora, poi notate, questa viene assolutamente via una certa temperatura, è bellissimo per questo. Notate i particolari per proteggervi da scosse, così questo è un altro isolante elettrico, non si sa mai. Perché adesso c'è l'inquinamento elettromagnetico, i shock, te la tenete lì. E qua soprattutto c'è il prestigioso, è vero? E l'emblema, quindi questo era per la vostra coppia, per niente. Ecco, lo so che lo vuole, cercavate di lasciarlo a me. E questo e l'altro sono assolutamente diversi uno dall'altro perché hanno sbagliato anche a tagliarli. Questo è molto importante. E signori, fate un applauso a questi uomini, fateli vedere che hanno vinto il premio. Un applauso, un brindisi. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my teacher. Good morning to you.
Pippone sarebbe contentissimo. Grazie, giusto, ecco, questa è l'ananas, l'ananas che è stata portata. Voi sapete che a livello internazionale potete tornare al posto, grazie, accompagnateli con un applauso. Adesso litigheranno chi tiene il premio. Dovete comprare il CD.